Benvenuti ad una nuova puntata del salotto Google di C2 Group. Stiamo macinando tantissimi appuntamenti tutti martedì sera alle 8, così vi terrò compagnia insieme ai miei ospiti durante la cena, anche se sicuramente ora che stiamo ricominciando a uscire sicuramente sarà più complicato, ma lo potete vedere su tablet, su YouTube in un secondo momento, quando volete. Oggi di cosa parliamo? Abbiamo parlato di tantissimi argomenti durante questi ultimi appuntamenti, abbiamo visto qualche esempio che qualche docente ci ha riportato, di qualche progetto particolare, strumenti più o meno utilizzati. L'argomento di oggi tratta di un argomento che sicuramente è molto conosciuto perché Google Moduli è uno strumento che viene utilizzato tantissimo principalmente per fare dei quiz, dei sondaggi, ma oggi vorrei mostrarvelo in una veste un po' inedita, anche per capire quelle che sono le potenzialità, oltre alla routine in cui lo conosciamo. Per questo l'ospite di oggi è un esperto di Google Moduli, io l'ho conosciuto proprio parlando di Google Moduli, e ecco che vi presento Paolo Pisano. Ciao Alessandro, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Finalmente anch'io in questo salotto dal quale vedevo tutti i miei amici e le mie amiche, oltre a te, e sono onorato e vi ringrazio di avermi fatto sedere su questo divano, che devo dire è anche abbastanza comodo, lo immaginavo più rigido, invece ci si sta molto, molto a proprio agio. Io sono... È vero che noi ti abbiamo mandato proprio la poltrona dove si... Sì. Tutta disinfettata e igienizzata, poi ve la ripulisco, la imballo e ve la restituisco come da accordi prestabiliti. Ah, presentati. Io sono Paolo Pisano, sono un docente di scuola secondaria di secondo grado, lavoro a Genova, insegno, diciamo, tecnologie elettriche, elettroniche, tutte quelle cose lì un po' strane, antipatiche. Sono un formatore certificato Google, un Google Trainer, oramai da, ho perso il conto perché sto diventando troppo vecchio, credo 4 anni, da quando ho iniziato questo percorso ho incrociato la strada di Alessandro e di C2 e da lì abbiamo cominciato a, come ha detto Ale, mi è piaciuto il verbo che hai usato, macinare, è un termine molto, molto azzeccato, si macina molto, no? È una cosa rustica e mi piace l'idea del macinare grano per poi produrre buon cibo per chi lavora nella scuola. Sì, mi piace molto. Ci proviamo. Niente, come diceva Ale, l'idea di oggi è quella di farvi vedere un aspetto un po' meno conosciuto di Google Moduli, sfruttando una delle funzionalità che rimane un po' nascosta, soprattutto quando se ne fa un utilizzo standard per creare questionari o verifiche. L'idea, la proposta che vi facciamo è quella di realizzare qualcosa di interattivo e accattivante per i vostri studenti. Esatto, e in questo caso quello che mostriamo oggi, che io ho già avuto il piacere di vedere e anche di giocare, quindi mi anticipo questa cosa, è pensato più per la scuola primaria, ma non vuol dire che anche docenti di scuole anche del secondo ciclo o di secondaria di primo grado non possano prendere spunti e stimoli proprio per riproporre un qualcosa di chiaramente più adeguato all'età, però perché no, insomma, quindi vi invito a guardarlo tutto. Sì, assolutamente. C'è tanta spinta, devo dire, da docente di scuola secondaria, devo complimentarmi con chi lavora nella scuola primaria perché la spinta che abbiamo ricevuto anche noi stessi come formatori a migliorarci sulle esigenze dei docenti di scuola primaria è stata una risorsa molto importante in questi mesi. Quindi mi è sembrato doveroso, no, ringraziarle e ringraziarli, maestre e maestri, con un giocattolino pensato e creato per loro, che vado
a farvi vedere subito. Vai, Allora, presento. mi presento il gioco. Eccolo qua. Allora, aspetta che lo vediamo subito. Ok. Questo è l'inizio, la pagina di introduzione di un modulo che una maestra, in questo caso io che ne interpreto il ruolo, ha realizzato e sta sottoponendo ai suoi bambini. L'abbiamo pensato come un'avventura fatta da, mi pare, 16 domande alle quali i bambini cercano di rispondere in maniera collaborativa. Risolvendo, no? Muovendosi in un percorso che io ho anche rappresentato con un disegnino fatto a mano che vi faccio vedere qua, un percorso che prevede il movimento attraverso tanti step che io amo chiamare isole nelle mie presentazioni e dalle quali si può uscire, diciamo, con un percorso di successo o un percorso di insuccesso. Qui nello specifico come funziona? Partendo dalla prima domanda, ad ogni risposta corretta si prosegue alle risposte successive e dopo la sedicesima si vince, diciamo così. Quando invece si sbaglia, si viene mandati a un'isoletta di insuccesso, nella quale poi si viene a sua volta reindirizzati in una sorta di loop che chiede a questo punto, dimmi tu, visto che hai perso, se preferisci giocare nuovamente. E quindi tornare indietro oppure uscire dal gioco e abbandonarlo. Vi faccio vedere il prodotto finito e poi torniamo anche su questi aspetti di realizzazione unplugged dell'avventura, quindi con carta, penna, matite, colori e quant'altro. Assolutamente. Voi immaginate i bimbi che una alla volta vengono a rispondere a questa domanda. Conoscete Google Moduli, sapete quanto sia semplice anche a livello di interfaccia. Ancora più bello sarebbe se questa avventura fosse giocata con un grande schermo touch o con una LIM in cui un bimbo alla volta si alza, viene, diciamo così, alla lavagna, comunque impostazione di gioco e risponde alle domande. Io non sono un maestro di scuola primaria, quindi vi chiedo scusa per i contenuti che ho cercato di tagliare in maniera trasversale rispetto a quelli che sono gli assi culturali con cui voi maestre e maestri lavorate. Ma ho cercato di, no, mettere insieme quelle che sono competenze linguistiche, competenze matematiche, competenze logiche, eccetera, eccetera. E ho pensato a un po' di domandine, ora non le vediamo tutte, vediamo solo il meccanismo. La prima è questa: il bimbo vede l'immagine, la domanda è con quale lettera inizia l'animale intruso e il bimbo clicca col suo ditino sulla lettera G. Anche a livello di competenze proprio di lettura. Sono competenze minime, no? Qui siamo, diciamo, alla fine del primo anno di scuola primaria. Un bimbo mediamente è in grado di da solo leggere e rispondere. Parlo di una situazione media, ci sono bimbi che lo sanno già fare alla fine della scuola dell'infanzia, però a questo punto, quando il bimbo risponde, l'idea è stata quella di intanto subito una faccina sorridente che spezza il ritmo, toglie l'ansia, quindi rende il gioco ancora più amichevole di quella che già è la sua interfaccia, e poi a ruota. Visibile, cioè visivo. Sì, esatto, un feedback visivo e non scritto. E subito dopo la seconda domanda. Lo vedremo poi più tardi. Vedete che ci sono tipi di risorse diverse. Questo giochino fa utilizzo di immagini, ma anche di link esterni. Questo è il link ad un file MP3 che riproduce il verso di un animale. Quindi il giochino qua, il secondo bambino, dopo che il primo ha risposto correttamente, il secondo clicca sul link in questo modulo. Adesso non riusciamo ad ascoltarlo, ma si viene reindirizzati in una scheda in cui si riproduce il verso dell'animale. Il bimbo lo ascolta e identifica il delfino e così via. Le domande successive, ora ne vediamo ancora un paio. C'è sempre ad ogni risposta esatta la conferma, quasi immediata, visto che la banda che occupa questo moduletto è insignificante, quindi non ci sono quei 3, 4, 5 secondi di caricamento pagina in cui il bambino rimane appeso dicendo: oh, avrò indovinato o avrò sbagliato, ma arriva subito.
Qui abbiamo di nuovo un'altra domanda sul verso dell'animale, perché l'ordine delle domande è casuale, qui direi che abbiamo l'elefantino. Competenze di calcolo, quindi contare gli oggetti, quante astronavi ci sono? Direi che sono 11, vado a memoria. E ancora identificare, no, numeri dentro sequenze. Questa è una competenza che sembra inutile, ma io poi la vedo riproposta anche nei test psicoattitudinali per concorsi per adulti. Chiede di contare quanti 6 ci sono in questa sequenza. Adesso sbaglio, così vedete anche cosa succede quando il bimbo malauguratamente dovesse sbagliare. Clicco qui su 6, faccio avanti. Ecco che la faccina, qui il meccanismo è al contrario. Prima era faccina sorridente, ma poi no, subito sul pezzo perché arriva la domanda dopo. Qui invece faccina triste, però subito domandina consolatoria e poi da qui possiamo decidere se rigiocare, tornare indietro Tornare indietro. oppure interrompere la nostra partita, chiamiamola così, chiamiamola così. Ok, no, molto, molto interessante già quello che ci hai mostrato, perché anche se appunto le domande erano 16, però abbiamo già visto come hai utilizzato anche tutta una serie di risorse multimediali diverse, per cui abbiamo delle immagini, abbiamo dei file MP3, dei link, Esatto. anche le risposte erano sia utilizzate come immagini, quindi appunto hai messo l'immagine del delfino, del topino, della tigre, ma anche le risposte possono essere scritte, quindi non solo come immagini, ma anche appunto in questo caso c'erano dei numeri e quindi si può utilizzare un po' tutti quelli che sono gli strumenti multimediali e tutte quelle risorse multimediali che possiamo utilizzare. Quindi ecco, non per Esatto. forza solo immagini, non per Assolutamente no, c'è anche dei mini video uno sì, potrebbe. una domanda, eccola qua, in cui è inserito un video direttamente da YouTube. Questo è un conto alla rovescia da 10 in inglese, per, diciamo così, simulare, se non altro, anche un pochino di competenza linguistica. E qui il bambino, beh, identifica un colore e poi parte il countdown e il bimbo deve dire quattro oggetti, quattro cose del colore scelto. Nel frattempo c'è il video che viene riprodotto ad alto volume col conteggio da 10 a 1 in inglese, quindi no, questa qua è forse la domanda più ansiogena, povere creature, prima o poi la tolgo, la modifico, anzi magari aggiungo un pochino di secondi perché anche un vocione è abbastanza tetro, quello che pronuncia, ma non ero riuscito a trovare di meglio. Qui adesso lo stiamo già vedendo. Paolo, Dimmi. di meglio faccio tagliare, metto un attimo in pausa perché ti sei bloccato, hai la webcam bloccata. La Quindi mia. magari mentre sei in presentazione, togli la tua nel mio layout. Ecco, vai così almeno prova a ritorna in presentazione. Ok, ritorno. Dove Vabbè, ti ho bloccato a che non sei riuscito a trovare di meglio del vocione, eccetera. Ok. Rivado? Ok. Qui stiamo vedendo il modulo dal lato di chi lo ha creato, quindi le domande appaiono con tutti i menu di contorno in ordine sequenziale, cioè nell'ordine in cui sono state create, che non è l'ordine in cui poi saranno giocate. Ho cercato di inserire solo, no, scusandomi per la seconda volta, per la povertà forse dei contenuti, nel senso che ho cercato di fare del mio meglio, ma si vede, secondo me, chiaramente che non sono un maestro di scuola primaria, ma si può pensare che un docente, e qui mi rivolgo anche ai docenti di scuole di ordine di grado superiore, alla primaria, possa pensare di tararlo totalmente sulla propria disciplina, quindi tutti i quesiti matematici, ed aggiungerci anche, poi non abbiamo tanto tempo, ma l'idea potrebbe essere quella di aggiungere un pochino più di trama a questa avventurina, una trama vera e propria, in cui magari il bimbo o la bimba gioca un'avventura vera e propria. Vi ricordate i libri game, quei libri che leggevamo
quando eravamo ragazzi, in cui c'era un prologo e poi veniva dato libertà al lettore di seguire la sua strada. Sei davanti a una porta chiusa, che cosa fai? Se decidi di bussare, vai a pagina 28, se decidi di entrare senza bussare, vai a pagina 36. E da lì si diramano tante storie. E qui il lavoro di noi docenti diventa apertissimo a tutte le soluzioni. Possiamo pensare di fare un'avventura in cui i punti di bivio, di snodo, siano legati a quesiti disciplinari. Certo. Lo stregone ti chiede quanto fa 4 per 9, davanti a te ci sono due porte, su una c'è scritto 28, su una c'è scritto 36, quale prendi? E poi se azzecchi quella giusta del 36 vai in un percorso, diciamo così, di successo o comunque un percorso che abbrevia la tua strada verso il successo. Se decidi invece sbagliato, è chiaro che a quel punto o l'avventura si interrompe bruscamente o entri in un percorso più lungo, che poi ti può anche dare possibilità di recupero. Io vi ho fatto vedere Eh la. sì, rivedere il piccolo progettino. Questo era il progettino vero del giochino che abbiamo fatto insieme, con le 16 domande consecutive che rimandano tutte alla successiva in caso di risposta corretta e alla faccina triste in caso di risposta errata, ma si può anche pensare a una cosa più articolata, come questa, Beh, questa è molto in particolare. cui le freccine nere sono gli snodi, i bivi, i pallini rossi sono, diciamo così, percorsi di insuccesso, quindi ogni volta che si sbaglia, si fa una scelta sbagliata, il personaggio cade, comunque fallisce nel suo obiettivo, si torna a questo circoletto blu in alto, che è il loop che chiede se vogliamo tornare all'inizio, eccolo qua, oppure uscire dal gioco che diciamo ho identificato con il pallino giallo. E allo stesso modo ci sono invece i percorsi verdi, che sono i percorsi di successo, che possono essere uno unico, quindi dire la gara, il gioco, l'avventura termina con un solo modo, o anche prevedere finali diversi, alcuni brillantissimi, altri un po' meno brillanti, ma comunque diciamo così positivi. E questa parte qua è molto bella anche farla davvero con i bambini come preparazione del lavoro, perché se i bambini insieme lavorano su una storia, voi pensate anche, che ne so, a piccoli gruppi, i bimbi lavorano tramite Drive con un documento che la maestra assegna loro tramite Classroom, anziché assegnarlo a tutta la classe, lo assegna solo a un gruppo. Allega un documento di testo in modalità modifica. Quindi tutti i bimbi del gruppo lavorano contemporaneamente a quel documento e allora scrivono la loro storiella, poi la maestra la prende in mano, la trasforma in un moduletto, dando per scontato che i bimbi non siano ancora in grado di realizzare una struttura come questa, e poi gliela propone, no? Il compito di oggi è giocate la vostra avventura, quella che avete fatto con carta e penna o con tastiera e foglio bianco, o anche, perché no, con un cartellone. Questo diventa anche un bel lavoro di arte da fare. Prendete un bel foglio di carta da pacchi, usare dei bottoni per fare le isolette, dei fili di lana per fare i collegamenti colorati da appendere anche in classe, perché no? E poi la maestra lo digitalizza e dice: vi ricordate l'avventura che abbiamo scritto insieme? Abbiamo fatto quel foglio bello con i bottoni. Adesso guardate qua, accende la LIM e i bambini la giocano. E rimangono fortemente meravigliati da quello che si è potuto fare. Assolutamente sì, certo, c'è, cioè, appunto, noi abbiamo visto il prodotto finito, l'abbiamo Certo. giocato, e che non vuol dire che il docente appunto debba per forza, come hai detto tu, solo fornire il prodotto finito, ma anche proprio fare tutto un lavoro progettuale, no? Che è proprio il lavoro, il dietro le quinte di quello che è il prodotto finito, per cui poi c'è. Hai dato tantissimi spunti dal cartellone, dal foglio dal documento condiviso. E aggiungo, perché no, anche il Google Disegni, ad esempio, per fare diagrammi, mi viene in mente. Assolutamente sì, qui è un prodotto che poi va come tutto ciò che sta dentro questo mondo magico di G Suite a
aprire le braccia a tutte le altre applicazioni, perché quasi mai poi lavoriamo da soli dentro un'applicazione, ma ci interfacciamo con tutte le altre. E chi ha seguito le puntate del salotto lo sa. Allora, guarda, ti chiederei a questo punto se ci fai vedere un passaggio tecnico che è la base di questo quiz, di questo tipo di quiz. Se ci ricondividi di nuovo lo schermo. Qui davanti agli occhi abbiamo un modulo nuovo appena creato dentro Google Drive. Ora, per simulare questo meccanismo di scelta, realizziamo un moduletto veloce veloce in cui, come prima domanda, viene chiesto a chi risponde di scegliere tra 5 materie, 5 argomenti. Okay. Dopodiché, in base alla scelta fatta, si verrà indirizzati a una parte dell'avventura, anche se qui di avventuroso c'è poco, in cui si risponde a domande sullo specifico argomento scelto. Come si fa? Ovviamente adesso non abbiamo il tempo di concentrarci sui contenuti, quindi sarò molto sintetico e stringato. Certo. La prima domanda deve essere una domanda di tipo scelta multipla, in cui, diciamo, scegli la materia. Andiamo a inserire un po' di materie: italiano, storia, geografia, matematica e inglese. E da qui in poi andremo a creare domande, una per comodità e velocità, per ogni argomento. Il punto di partenza qual è? Intanto modifichiamo la domanda come domanda di tipo scelta multipla, è quello di dividere il modulo in sezioni, con questo ultimo oggetto del menu di aggiunta componenti al nostro modulo, che forse è quello un pochino meno usato, un pochino meno conosciuto. Molti lo usano e fanno bene per spezzare un modulo su più pagine, per non avere tutte le risposte una sotto l'altra, ma dare un certo ritmo al modulo, e ci sta, è una scelta molto corretta, ma noi lo usiamo per fare dell'altro. A questo punto io vado a creare 5 sezioni, una per ogni materia. Ok. Sezione 2 che chiamo ITA, dopodiché ne creo un'altra che chiamo matematica. Vedete che adesso non ricordo l'ordine in cui io avevo messo le domande, le opzioni, ma è lo stesso perché queste sezioni non saranno sequenziali, ma saranno raggiunte in base alla scelta. Quindi farle in ordine non è più importante. Italiano, matematica, inglese, storia, e geografia manca poi. geografia, eccola qua, storia e geografia. Vado super velocemente a inserire una domandina velocissima in ogni sezione, quindi nella sezione italiano aggiungo una domanda del tipo il nome di Ungaretti. Si vede che sono sotto esame di maturità e quindi mi sono impegnato tutti i giorni. Domanda di tipo risposta breve. Di matematica aggiungiamo una domanda a scelta multipla: quanto fa 1 più 5? E mettiamo due opzioni, 5 e 6. Una domanda di inglese, anche qui scelta multipla: dog, e scriviamo cane, gatto. Di storia andiamo ad aggiungere una domanda: scoperta America, di Grazie tipo risposta breve. E infine di geografia mettiamo una domanda scelta multipla, anche qua per velocità: capitale della Spagna, e mettiamo Madrid e Tolosa. pensavo Barcellona. Vabbè. Volevo fare una un pochino più facile, perché le altre erano già difficili e mi sembrava giusto aiutare. Allora, arrivati a questo punto, dove sta il gioco? Qui, se io non vado a intervenire con, diciamo che, ecco, mi risposto un secondo qua. Ho disegnato le isole della mia semplicissima avventura, devo disegnare i collegamenti.
In che modo? Devo partire dalla domanda bivio, la domanda di snodo, che è questa, e con il menu che sta nei tre pallini in basso a destra, selezionare, vai alla sezione sulla base della risposta. Lo faccio rivedere, eccolo qua. Ecco che a fianco ad ogni opzione appare un menu a tendina che mi dice a quale sezione deve saltare il modulo quando si sceglie ciascuna di queste opzioni. Italiano va alla sezione 2, ITA. Storia va alla sezione 5. Vedete, non è importante che siano sequenziali perché hanno un nome, io le riconosco. Geo va alla sezione geografia. Matematica va alla sezione matematica, inglese va alla sezione inglese. Quando costruite qualcosa del genere, sfruttate il più possibile l'anteprima di Google Moduli per vedere che tutti i percorsi funzionino. Lo facciamo anche noi. Ok. Scelgo ITA e vado alla domanda di italiano. Adesso torniamo indietro per velocità. Storia manda a storia e funziona. Torniamo indietro anche da qui. Geografia ci manda alla domanda di geografia e così tutte le altre. Non abbiamo finito, sembra funzionare, ma ci sono ancora delle cose che non funzionano. Ve le faccio vedere direttamente dall'anteprima. Scelgo di essere interrogato di geografia. Vado avanti, rispondo, facciamo quelli bravi, direttamente capitale della Spagna e invio la mia risposta e questo funziona. Però torno indietro, se scelgo un'altra materia, italiano, vado avanti, rispondo che Ungaretti si chiamava Andrea, sbaglio perché di matematica sono bravo, ma di italiano no. Che cosa succede a questo punto? Che in teoria la mia avventura è finita. Invece cliccando su avanti vengo mandato a matematica, cosa che non era mia intenzione fare. Dove sta l'errore? L'errore sta qua. Chiudo l'anteprima e torno al nostro modulo. Questa era una sezione dalla quale si usciva scegliendo una risposta, ma dalle sezioni successive non si esce, le sezioni successive vengono terminate e in maniera breve perché c'è una sola domanda. E dopodiché cosa succede? Succede quello che c'è scritto in questo menu a tendina che sta qua sotto. Dopo la sezione 2, di default c'è continua alla sezione successiva. E quindi dopo aver detto che Ungaretti si chiamasse Andrea, lui eseguiva questo comando e mi mandava a matematica. E allora cosa devo fare? Devo dirgli che dopo aver risposto, devi inviare il modulo perché l'interrogazione, il gioco, l'avventura è finita. E stessa cosa dopo matematica, inglese, storia e geografia. Vedete che dopo geografia questo non c'è perché essendo la sezione di geografia 6 l'ultima, in automatico, quando vado a finire nell'ultima sezione, il mio modulo viene inviato in automatico e quindi in questo caso non serve. Se invece volessimo prevedere, ed è una cosa secondo me utile, un'ulteriore complicazione, no? Una ramificazione in più, quel famoso loop di cui parlavo prima, quindi una volta risposto alla domanda, dire bene, a questo punto però, che hai risposto alla materia che hai scelto, vuoi mica farne un'altra? Oppure basta così. Allora cosa andiamo a fare? Andiamo a inserire una settima sezione, quindi mi pongo alla fine del mio modulo, aggiungo una sezione, che chiamo adesso con poca fantasia loop, aggiungo a questa sezione una domanda scelta multipla, in cui chiedo un'altra materia con due risposte. Sì, no. E che cosa dico? Anche qui devo andare a mettere l'uscita condizionata, chiamiamola così, quindi riaccendo l'opzione vai alla sezione sulla base della risposta. Se dico sì, mi deve rimandare alla sezione 1, all'inizio, quella in cui sceglievo la materia.
Se invece dico no, deve inviare Il il modulo. nuovo, perché a quel punto è finito. Resta un'ultima cosa da fare. A questo punto, tutte le uscite dalle varie sezioni non devono più inviare modulo, ma puntare alla sezione loop. Sette. Quindi sia che abbia scelto italiano, che matematica, che inglese. Mannaggia che ne ha messe troppe materie. Visto che non abbiamo fatto niente in questi mesi, né noi né i nostri studenti, no? Ho voluto Giusto. sfogarmi. E vediamo l'effetto finito, che è questo. Scelgo storia, Ok. benissimo. Rispondo che l'America è stata scoperta nel 3333. Vado avanti. Mi chiede: vuoi giocare un'altra materia? Sì, no. Se dico sì, mi rimanda all'inizio. E scelgo di rispondere anche di matematica. Vado a matematica, 1 più 5 fa 6, avanti, e così posso tornare indietro quante volte voglio. Quando mi stanco, dico no, vado avanti, e a questo punto l'avventura è terminata. Ovviamente qua potete mettere un messaggio un pochino più friendly di questo gelido di moduli, e il gioco è finito. Ora, sostituendo queste banali domandine per le quali mi scuso con contenuti più accattivanti, avete realizzato un'avventura vera e propria. E davvero, no, con uno scheletro di questo tipo lo potete adattare a tutte le discipline. Smetto di presentare e torno a guardarvi. Perché io ho partecipato a un sacco di corsi di formazione da uditore. E molte volte sono tornato a casa arrabbiato perché mi sono sempre sentito dire: questo strumento, qualunque esso fosse, G Suite, non G Suite, non importa, può essere applicato trasversalmente a qualsiasi disciplina, va bene per tutte le discipline. Oggi però, per comodità, lo vedremo per storia, geografia. E io dico sempre: scusi, io insegno nella mia scuola, abbiamo un laboratorio macchine auto, mi può fare un esempio, per favore, in cui usarlo per laboratorio macchine auto? E beh, sì, ma qua ma già, non mi contatti, e poi tutti spariscono. Qui, no, sta su più livelli. Il livello sotto è lo scheletro, prima quello cartaceo e poi quello digitale. Poi riempirlo sta a voi. L'idea di riportare qui dentro giochi che facevamo da ragazzini o che fanno adesso i nostri figli, secondo me è vincente. Abbiamo, anche se non l'ho ancora pensato, e chiudo, è un'idea che sta prendendo corpo, proprio per il laboratorio macchine auto, ho pensato di aggiungere a quello che è il porting del libro game dentro moduli anche il porting del Cluedo, cioè quel gioco da tavola in cui, in base a certi indizi che si raccolgono, bisogna scoprire poi il colpevole tra un elenco di sospettati. E quindi l'idea qual è? Con una struttura di quel tipo, un investigatore privato deve risolvere un omicidio che è avvenuto dentro un'officina auto, e lì c'è il carrozziere, il meccanico, l'aiuto meccanico, il cliente, il passante, un po' di possibili sospettati. Giocando si interrogano le persone in base alle domande che si fanno, oppure alle scelte che si fanno, e qui entrano in ballo anche scelte tecnologiche, competenze sull'argomento. No, l'investigatore deve controllare se ci sono degli indizi dentro il motore e come lo smonta sto motore. Se lo fa in maniera corretta, seguendo le procedure giuste, segue un percorso nell'albero del modulo che lo porta poi a raccogliere un indizio che gli servirà alla fine. Se invece lo fa, ma non in maniera del tutto ortodossa, quell'indizio alla fine gli mancherà. Oppure addirittura, se sbaglia troppe volte, magari l'assassino è nascosto in officina e al quarto errore gli dà un colpo di chiave inglese in testa e fa sparire. E quindi qui poi fa tutto quanto giusto, tra tutti i sospettati riesce, in base agli indizi che ha raccolto, a eliminare via via possibili sospettati e dire che il colpevole è Paolo. Se invece avesse sbagliato una procedura di smontaggio e gli fosse mancato l'indizio in cui trovava un cappello lungo arrotolato a una vite dentro il motore, alla fine sarebbe stato indeciso tra Alessandro e Paolo, perché avrebbe capito che è maschio, che non ha gli occhiali, ma di questi due
non so qual è. Stiamo lavorando per adesso solo sullo scheletro. Diciamo che c'è il soggetto, non c'è ancora la sceneggiatura, ma conto a settembre di Bene, realizzare. bene, bene, me lo auguro, me lo auguro. Io a questo punto, beh, hai dato tantissimi spunti e stimoli, direi, sarebbe molto bello che se qualche docente riuscisse a riproporre, chiaramente non ora, però non riuscisse a riproporre non solo la classe, ma riuscisse anche a ricreare lui stesso qualcosa, sarebbe interessante che ce lo condividesse, giusto per vedere qualcosa. Di concreto. A questo punto, beh, ti ringrazio veramente per questa splendida visione, soprattutto per aver giocato, per aver riproposto un qualcosa che veramente si basi sul giocare, che appunto no, non deve essere solo visto come una distrazione, una perdita di tempo, ma giocando si può tranquillamente imparare. Trasversalmente a tutte le età, mi sento di dire. E, quindi, di nuovo, grazie. Grazie, grazie a te, grazie a voi. Ora vado a rimpacchettare il divano e ve lo faccio Ringrazio. recapitare a Ci breve. Prima del prossimo ospite sarà di nuovo in C2 come nuovo, promesso. dobbiamo rimandare un altro ospite. E quindi va bene così. Grazie mille davvero. Grazie, grazie a voi tutti, in bocca al lupo. Ciao a tutti, alla Ciao, prossima ciao, puntata. grazie. Ciao. Ciao.